Riuscire a farsi inseguire da una donna è il risultato di un sottile processo. Ci sono tuttavia alcune tecniche che puoi utilizzare per assicurarti che sia lei a darti la caccia, ritrovandosi inevitabilmente sempre più attratta da te. In primo luogo devi avere una solida forza interiore per mollare la presa e consentire alla donna di raggiungerti di sua spontanea volontà. In questi casi è sempre una buona idea tenersi alla regola 80-20. La regola 80-20 è un potente concetto che governa molte aree della vita, non solo le relazioni. Ad esempio, l'80% del profitto di un'azienda spesso deriva dal 20% dei suoi clienti, l'80% della popolazione mondiale vive sul 20% della superficie terrestre e l'80% della ricchezza del mondo appartiene al 20% della popolazione. Applicata alle relazioni, la regola 80-20 afferma che un uomo dovrebbe contattare una donna solamente il 20% delle volte, mentre una donna il restante 80%. In questo modo viene concessa alla donna la possibilità di inseguire l'uomo e in più vengono garantiti lo spazio e la distanza necessari per permettere all'attrazione di svilupparsi. Allo stesso modo in cui non si dovrebbe mai contattare una donna al telefono, bisognerebbe anche astenersi dal perseguire il suo impegno nella relazione. Il momento in cui poni a una donna a domande letali come Siamo una coppia è il momento in cui lei inizia a mettere in discussione la tua virilità. Una serie di studi resi noti dall'European Journal of Personality ha osservato come gli uomini meno disponibili siano anche percepiti come più attraenti e desiderabili. I ricercatori hanno scoperto inoltre che le donne sono addirittura propense a spendere più soldi per chi è meno disponibile. In una di queste ricerche, alcuni uomini sono stati divisi in tre categorie: A. Poco disponibili, B. Mediamente disponibili e C. Molto disponibili. Dai risultati è emerso che quando un uomo veniva classificato come poco disponibile, le donne erano molto più propense a portarlo in un ristorante raffinato. Questo spiega ulteriormente perché il classico bravo ragazzo viene sempre scartato. Il fatto di essere troppo disponibile ti farà sempre percepire come scontato e di basso valore, di conseguenza anche poco attraente. Quindi se in questo momento una donna ti sta dando la caccia, questo significa che ti sta anche dando valore, e se ti sta dando valore non può fare a meno di trovarti attraente.